He traded his guns for love, but he's caught in a crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with. And we can't get enough, no. It's caught in a crossfire. Heaven, if you sent us down, so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete già visto dal titolo, andremo a vedere il mio nuovo drone. Eccolo qua ragazzi, Mavic Air 2. Dentro ho preso la Fly Combo, raga, almeno ho come vedete già qua due batterie. Ho dei filtri. Cosa sono questi? Delle eliche. Drone che si presenta nella sua custodia, ragazzi. Molto carina, ma devo dire che non protegge così tanto. Drone l'ho già provato, l'ho provato una sola volta e siccome già avevo in mente di andarlo a comprare, avevo già comprato il l'assetto per tenere le eliche. Molto interessante anche questo, 3 euro su Amazon. Drone devo dire che davvero è tanta roba, siccome vedete è molto piccolo, è molto versatile, a parte quando lo aprite che diventa enorme il drone, che si apre alla maniera del Mavic Pro. Devo dire che è molto leggero. Io pensavo che era molto pesante, infatti sto drone è 500 grammi in teoria. Adesso tiro fuori anche il telecomando, non mi piace tanto ragazzi, più che altro perché non ha più il design del solito telecomando classico, che è molto più versatile e ve lo potete anche portare. Abbiamo due batterie, come giustamente, 34 minuti l'una, quindi devo dire che si può volare un'ora e mezza. Il telecomando ragazzi tra l'altro è 240 minuti, quindi non si scarica praticamente mai. Questo qua ragazzi l'ho visto su internet, serve per caricare il telefono o anche il telecomando tramite le batterie del drone. Un cavetto USB per attaccare il drone al computer. Dei cavetti per attaccare il drone al telefono, per attaccare il telecomando al telefono. Serve appunto il cavetto e c'è anche quello dell'iPhone 11 e quello del Samsung. Altri stick di ricambio, filtri polarizzati ragazzi, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, che vanno da 16, 64 e 256. Questi da provare assolutamente facendo un timelapse. 2 set di eliche, ragazzi, possono sempre servire. Allora, la borsa tiene di tutto, anche perché abbiamo, come vedete, dentro è fatta così. Quindi drone di qua, telecomando, batterie. Qua ci metto le eliche e qua sopra c'è uno scomparto per metterci gli accessori. E poi se volete c'è anche una cerniera fuori che vi permette di mettere davanti le cose, tipo cellulare o roba del genere. Oltre a questo ragazzi, oltre al solito caricabatterie della DJI, che io non avendo altri droni, penso che siano tutti così, nel trasformatore adesso ho fatto, credo che ci fosse già prima, il cavetto USB per il telecomando, mi hanno dato con la Fly Combo anche un, io li chiamo hub. Praticamente siccome abbiamo 3 batterie da caricare, questo è un hub per caricarle tutte e tre. Quando ho tirato fuori il drone, la scatola era dentro a questo e non so come faceva a starci, ragazzi. Cioè, io l'ho tirato fuori, era tutto compresso dentro. Come avete visto, io appena l'ho preso, sono andato a Mombello, che è un manicomio abbandonato. L'ho tirato su lì perché era l'unica zona dove si poteva. Guardando da D-Flight e guardando sull'app di D-Space, era l'unica zona che non c'era nessun limite ed era lontana da persone perché non c'è nessuno. E case. Niente ragazzi, che dire, andiamo a provarlo e stavolta andiamo in un campo. Ragazzi ci siamo, Mavic pronto, tutte batterie pronte, telefono pronto, facciamolo volare. Dai, telecomando, 1, 2, 2, ci siamo, oh, ok, entriamo nell'app. Yeah.
And I trust what I'm given, and faith still needs a gun whose ammunition justifies the wrong. And I can't see from the backseat, so I'm asking from above, can I trust what I'm given, even when it cuts?